Un'occasione più unica che rara, quella di poter vincere il girone H del campionato di prima categoria senza dover aspettare nessun altro risultato se non quello del Brigo, dove il Morciano capolista aspettava quest'oggi la visita del Verucchio. Biancorossi che potevano così chiudere definitivamente i conti sulla Vissa Nova Feltria, seconda in classifica in caso di vittoria contro un Verucchio che ormai poco aveva più da chiedere al proprio campionato, avendo messo in cassaforte la salvezza nelle scorse settimane. Un match che inizia con la possibilità per il Verucchio, c'è scatenato Zavattini che prova la conclusione e porta avanti il Verucchio all'ottavo minuto, subito la sorpresa, tutto in salita per il Morciano che deve cercare una reazione, siamo all'undicesimo, calcio di punizione appunto per i padroni di casa battuto da Ottaviani, c'è il pallone che si alza a campanile, alla fine trova la coordinazione Tenti, pallone alto sulla traversa. Con le immagini siamo sempre nel corso del primo tempo, calcio di punizione ancora per il Morciano, c'è sempre Ottaviani che mette al centro la palla che sbatte sul palo, arriva sotto misura a deviare in fondo al sacco Rotondi per il pareggio del Morciano e come vediamo si accelera la ripresa delle operazioni, Morciano che non vuole certamente accontentarsi di questo risultato, Morciano che cerca i tre punti per brindare al la promozione. Spostiamoci allora al 17° minuto, torna in attacco il Verucchio, c'è il pallone sulla destra per un possibile sinistro che va all'incrocio dei pali ed è il Verucchio a portarsi avanti con Genghini. Al 17° nuovo vantaggio degli ospiti e brivido che corre lungo la schiena del Morciano, vediamo proprio lo scoramento dei padroni di casa che però non si danno certo per vinti, siamo al 44° del primo tempo, il cross dalla sinistra, la deviazione sotto misura è quella di Rotondi ed è nuovo pareggio, ancora una volta lui a mettere in fondo al sacco, in questo caso il gol del 2-2, il gol che cambia completamente la fisionomia del secondo tempo in cui la squadra padrona di casa metterà un forcing per cercare di sbloccare una 2-2 che al momento ancora non basterebbe per i propositi del Morciano, c'è questa possibilità di mettere al centro il cross di Ubaldi, pallone che resta vivo e la deviazione di Brisigotti, la grande risposta di Maggioli che salva ancora la porta del Verucchio. Eravamo al 52°, spostiamoci al 70°, contatto sospetto tra Samaca e Santoni, calcio di rigore per il Morciano, al 70° minuto dunque la possibilità di ritornare avanti e qui abbiamo proprio l'ingrandimento, c'è il tocco in effetti ai danni del numero 13 del Morciano, dal dischetto si presenta così il numero 9 Rotondi che batte il portiere Maggioli e porta avanti per la prima volta in questo match il Morciano 3-2 per la squadra allenata da Simone Amadori e grande gioia che si sta già scatenando sugli spalti, si vede sempre più vicina la possibilità di vincere il campionato, ma c'è la punizione clamorosa del Verucchio, la risposta di Gabellini e poi ancora il portiere della Morciano Gabellini a mettere le mani su questo pallone, eravamo a 7 minuti dal termine, ora siamo invece in pieno recupero, si attende solo il fischio finale che arriva e arriva dunque la grande festa del Morciano che batte il Verucchio per 3-2 con un'esultanza incontenibile, come vediamo lo storico traguardo raggiunto dalla Morciano che grazie a questo successo ottiene il salto in promozione.